L'ospedale di Prato si prepara, come ogni estate, al chiuso per ferie. La rimodulazione dei 567 posti letto è stata già messa a punto dai vertici dell'ASL Toscana. La riduzione massima prevista è di una novantina di letti, ma saranno diversi reparti che non subiranno contraccolpi e continueranno a funzionare a pieno regime anche a luglio e ad agosto. Il dettaglio: dal 17 giugno al 23 settembre i posti letto delle degenze mediche passeranno da 200 a 172, quelli del reparto di cardiologia subintensiva da 20 a 16 e quelli di pediatria neonatologia da 34 a 26. I posti letto della chirurgia settore 6 diminuiranno dagli iniziali 47 a 40 tra il 1 e il 28 luglio, da 40 a 22 dal 28 luglio all'8 settembre, per poi tornare a 40 fino al 15 settembre e di nuovo a 47 dalla settimana successiva. Sempre aperto, senza riduzioni, il reparto di degenza chirurgica settore 2, che conta 54 letti. Reparto di chirurgia elettiva chiuso dal 21 luglio al 15 settembre. In queste settimane nessuno dei 22 posti letto sarà disponibile. Sempre aperti e a regime i reparti di malattie infettive dei hospital oncologico, psichiatria, rianimazione, terapia intensiva cardiologia, osservazione breve pediatria, osservazione breve subintensiva, osservazione breve e ostetricia. Una riduzione meno contenuta rispetto allo scorso anno, quando nel picco massimo del periodo di ferie furono una settantina i posti letto chiusi.